speciale Fantacalcio. Eccoci con lo speciale Fantacalcio qui a Sottoporta Show e il buon Ciro è pronto con il suo arsenale top 11. Vai Ciro! Ecco, andiamo con questo top 11 della penultima giornata di campionato, 37esima giornata. Ovviamente insomma ricordiamo che tutte le probabili formazioni aggiornate in tempo reale le potete trovare su napolicalcio.it. Nella home, esattamente in primo piano, ci sono tutte le probabili formazioni aggiornate e noi questa settimana abbiamo voluto fare una scelta un pochino diversa rispetto al solito, anche perché vogliamo premiare quei calciatori che hanno una media voto comunque importante, quindi superiore alla 6, che hanno disputato una grande stagione da questo punto di vista. Quindi il nostro 3-4-3 della settimana vede un punto già Luigi Buffon tra i pali, perché per una Juventus è chiaramente una partita la quale i bianconeri non dovrebbero avere problemi, da questo punto di vista dovrebbe essere una sfida semplice per la Juventus, potrebbe ora già retrocesso. Quindi difesa a 3, insomma ci mettiamo un altro pezzo di Juventus perché rientra Barzagli, e quindi visto che Allegri dovrà pensare anche fissa alla finale di Coppa Italia, lo vogliamo testare anche noi nella nostra top 11, quindi assieme a Barzagli vogliamo premiare Acerbi e Vigna, perché sia il giocatore del Sassuolo che il giocatore della Roma hanno disputato comunque una grande stagione, soprattutto Acerbi veramente insomma un calciatore ritrovato dopo ovviamente dopo tutti quei guai, certo. Tutti quei guai che purtroppo ha vissuto. Il centrocampo è molto sperimentale perché abbiamo voluto puntare su Cuadrado e Candreva sulle fasce, e nel mezzo vogliamo premiare Borja Valero, soprattutto Pirlo, un altro calciatore di Sassuolo che è stata una grande stagione, che rientrerà Frosinone dopo diverse settimane di stop, però Pirlo è uno di quei calciatori che dal punto di vista fantacalcistico dà molte garanzie, quindi noi l'abbiamo voluto premiare. Il silenzio offensivo da Dybala e Higuain ovviamente non si scappa, sono loro due terzi ovviamente dell'attacco della nostra top 11, e poi come terzo attaccante ho voluto premiare Pavoletti, che nel derby potrebbe assolutamente insomma scatenarsi. Ricordiamo già l'andata, ha avuto una doppietta ed è un calciatore che molti amanti del fantacalcio stanno aspettando per gioire, magari per vedere coronato il sogno di vincere il fantacalcio, perché ormai già siamo verso la fine, quindi molti fantapresidenti, fantallenatori stanno aspettando appunto il gol di Favoloso per stare per vincere e per vincere il proprio fantacalcio, la propria lega. Quindi ricapitolando velocemente la nostra top 11, abbiamo Buffon in porta, Barzagli, Acerbi, Digni, difesa, Cuadrado, Borja Valero,